biblioteca. Il libro, abbiamo le tante persone che hanno contribuito a raccontare le proprie storie, a scriverlo, allora ringraziamento va a tutti. E abbiamo un legame con l'autrice, quella che ha raccolto le storie, e che è Luisa Barbieri, il legame è dato da Rosalba, la nostra collega. È un libro, il titolo è bellissimo, La sindrome di Mary Poppins, storie vere di donne che non si sono arrese. E la prima parte sicuramente tutte noi donne sappiamo che tendiamo a farci carico di un carico pesante. Storie vere di donne che non si sono arrese sono quelle raccontate nel libro. Io non l'ho letto tutto perché ho preferito lasciarlo al prestito dal momento che siamo in biblioteca. Quello che ho notato è che non vengono date risposte, vengono raccontate delle storie, ma a differenza di altri libri simili non c'è il finale o non c'è la soluzione. Per cui sono ancora più curiosa di sentirvi raccontare. Buonasera a tutti. Allora, in prima cosa presento questo gruppo di persone, da questo lato, come gruppo di redazione dell'Associazione Culturale Naviera in Forma. Luisa, partendo dalla mia sinistra, Francesca, Giovanna, Barbara, Cinzia, Brunella e Rosalba. E loro ci aiuteranno un pochettino a parlare un pochettino di questo libro, per introdurlo un pochettino, per farmi voglia magari di leggerlo o di approfondire, insomma. Come piccola introduzione inizierei leggendo un brano che è tratto dalla recensione di Marco Cinque, che è un poeta e un attivista che lavora a favore dei diritti umani e anche giornalista in collaborazione, mi pare con un pezzo. Sarebbe auspicabile che la sindrome di Mary Poppins fosse davvero contagiosa, perché sapersi prendere cura degli altri prima ancora che di se stessi, forse sarebbe la miglior medicina per alleviare quel malessere sociale che sempre più contamina la nostra capacità di relazionarci in maniera positiva, inclusiva e costruttiva. E questo è il testo di Marco Cinque. La sindrome di Mary Poppins, sottotitolo Storie vere di donne che non si sono arrese, potrebbe sembrare una rinuncia alla realizzazione del proprio io per aiutare l'altro o l'altra a realizzarsi, condividere l'altrui dolore, le altrui difficoltà, fino all'impossibilità, soprattutto per una donna, di sentirsi a proprio agio in un mondo violento e declinato al maschile. Insomma, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro, per citare De André. Ma in realtà Mary fa solo quello che ciascuna persona dovrebbe fare, non rinunciare, al di là di ogni stereotipo, alla sua dimensione di donna e a lottare con ogni mezzo per non tradire e per non svendere la propria umanità. Così questo libro ci offre le strade più difficili, i sentieri più impervi, intrapresi attraverso 15 storie di donne che hanno lottato per arrivare a un livello almeno decente di emancipazione. Storie che narrano sofferenze quotidiane e ribellioni per non sottostare al peso della maschia violenza, dell'ipocrisia, dell'omertà, dell'omologazione. Storie reali che sono sintesi ed emblema di decenni di una professione medica vissuta senza quei compromessi che ne avrebbero contaminato valori ed etica. C'era una volta Mary Poppins, verrebbe infine da dire, ma questa fiaba è la storia di una donna che ancora oggi vive nella storia di altre donne. Finché qualcuna di loro chiamerà, finché ce ne sarà bisogno, Mary sarà lì. Noi avevamo pensato, per introdurvi stasera il libro, di leggervi dei pezzettini da alcune delle storie, non di tutte 15 le storie, dei pezzettini, una di loro leggiamo i pezzettini e poi cerchiamo di entrare un pochettino nella storia, anche per riuscire a capire perché sembra che non vi sia un finale, in realtà il finale c'è in queste storie. Quindi io comincerei da Barbara che con La sindrome di Mary Poppins, proprio il primo racconto che si chiama La sindrome di Mary Poppins. Mi chiamo Mary e ora sono una donna di mezza età. Da quando ne ho ricordo, il mio ruolo è sempre stato quello di prendermi cura di qualcuno, mai di me stessa. Ho creduto che amando gli altri potessi conquistarmi un posto nel mondo, che fosse quello giusto, al di là delle iniquità che ho sempre visto sorreggere le relazioni umane. Sin da bambina mi è stato insegnato a occuparmi degli altri, ad ascoltare i loro bisogni, persino prevenirli.
Ho sviluppato la capacità di accogliere per necessità, forse anche per dovere, per dimostrare quanto fossi degna di considerazione. Mille volte mi hanno detto, sei proprio come Mary Poppins, una tata praticamente perfetta sotto ogni aspetto. E mille volte mi sono sentita risucchiata da bisogni non miei, ma ho proseguito la missione, perché conosco solo quella strada per affermarmi. Ho imparato a non giudicare mai le cose e le persone, così come le situazioni, dall'apparenza, in quanto tutto dipende dal punto di vista e so con certezza che in tutto e in tutti si può trovare il lato positivo e che una volta trovato non esiste nulla che non possa essere affrontato e superato, nessun trucco, nessuna magia, solo un'interpretazione vitale di ciò che ci accade. Per fortuna avevo i miei libri, storie che mi raccontavano un mondo d'amore, di dolcezza, di considerazione, un mondo dove i cattivi muoiono sempre e i buoni vincono, seppur tra mille ingiustizie e sofferenze. Fatmi d'argento, piccole donne, la piccola fiammiferaia, il principe povero, Tom Sawyer e mille altri racconti andavano formando dentro di me un intero mondo. Era un mondo giusto, ma ora lo so, del tutto reale. Ho volato per anni cercando il mio vento. Quella Mary cresceva con me e piano piano, soprattutto dinanzi alla paura di essere abbandonata, riuscì a prendere il sopravvento. Volavo da un ideale all'altro e più la mia consapevolezza del mondo prendeva forma, più il desiderio di contribuire a cambiare le situazioni inique diveniva insaziabile. Avevo capito che per cambiare il mondo bastava davvero poco e che è sufficiente iniziare da una singola persona alla quale dare una mano, in quanto il tanto tanto sta nel poco poco. Il destino di Mary è di rendere magico e leggero il cammino, di aiutare a vedere il mondo da un altro punto di vista. Anche le mie amiche lo avevano imparato in fretta. Ci puoi parlare per piacere, spiegare un po' la sindrome di Mary? Secondo me la sindrome di Mary, almeno quello che ho realizzato nella mia mente, la sindrome per arrivare a definire la sindrome di Mary Poppins, è un modo di essere, insomma, è un modo di essere un po' di tutte noi donne, cioè noi la donna per definizione insomma è, come dire, prodiga all'accudimento, al farsi carico e quindi è un po' quello che noi siamo, ecco, quello che noi siamo, poi dopo ne parleremo magari di quella che è un'evoluzione sociale, no? Che in qualche modo ci ha portato ad essere delle Mary Poppins, quindi praticamente perfetti in ogni cosa che noi facciamo. Il problema nasce quando questo essere perfetti, questo essere sempre a disposizione di tutti, si ipertrofizza, quindi ci inonda. A quel punto lì dobbiamo fare uscire questa fatica e spesso ne esce attraverso un disagio. Il disagio a cui faccio riferimento e che mi hanno portato a parlare appunto della sindrome di Mary Poppins sono quasi tutti disagi di ordine compulsivo, quindi dai disturbi del comportamento alimentare ai disturbi di relazione in genere, che poi sono la materia un pochino della mia ricerca clinica da 27 anni a questa parte. E io in effetti in questi 27 anni ho visto tantissime donne, io ho preso in carico prevalentemente donne in questi anni, tantissime donne, tutte accomunate da questo filo rosso, che in qualche modo le distingueva dal resto del mondo, insomma sono degli outsider. Io dico sempre che le mie pazienti, parlo al femminile perché mi viene più facile, le mie pazienti sono la parte migliore del mondo, perché sono gli outsider, sono quelle che si pongono le domande, sono quelle che accusano il disagio, accusano il colpo del vivere in un mondo così difficile come quello nel quale noi siamo immersi, perché comunque hanno ancora dei valori, conservano i loro valori, li ipertrofizzano, sono alla come si dice, al servizio del mondo. Ecco, io dico che è per merito loro se il mondo in qualche modo tende a cambiare, ecco. E non vuole essere un ragionamento di tipo femminista, perché detta così sembra quasi un ragionamento che non lo vuole essere, non era questo il mio intento, ma è un ragionamento che vorrebbe essere molto al femminile, quindi tinteggiarlo molto di tinte femminili. Ecco, questo è un pochettino, non so se la sindrome di Mary Poppins in qualche modo si può comprendere. Poi scrivi anche: non siamo più le Cenerentole che nella seconda metà del secolo scorso lottarono per emanciparsi da un ruolo emarginato ed esacrabile, dipendente dal mondo maschile. Ci siamo illuse di aver chiarito le posizioni. In realtà
realtà siamo passate dall'essere delle cenerentole a essere delle Mary, e sinché non ne acquisiremo consapevolezza rimarremo incastrate in questo ruolo, rischiando di farci male. Infatti, negli anni 60-70, adesso le donne che hanno la mia età e anche quelle un po' più grandi si ricorderanno che ci sono state tantissime lotte, che sono le famose lotte femministe, quindi le cenerentole che erano costrette a starsene chiuse in casa, ad occuparsi della famiglia, perché quello era il ruolo della donna all'interno della famiglia, ad un certo punto hanno aperto la porta e si sono buttate nel mondo. Si sono buttate nel mondo, e questa è una cosa favorevole, perché sono state fatte tante lotte, tante conquiste a favore, verso l'emancipazione, a favorire l'emancipazione della donna, però si sono ritrovate in un mondo che stava correndo, galoppando verso la globalizzazione, quindi l'omologazione globale, in un mondo difficilissimo, che secondo il mio punto di vista è più declinato al maschile che non al femminile, in quanto è un mondo estremamente competitivo, è un mondo aggressivo, è un mondo molto individualista, e noi che invece di nostro, noi femmine, noi di nostro saremmo un po' meno individualiste, un po' meno competitive, siamo più accoglienti, ci dobbiamo adattare a questo nuovo ruolo che però non è il nostro, ecco, almeno per la maggior parte delle donne non ci appartiene, ecco. Quindi questo è un po' il passaggio. Attraverso anche quella che aggiungo questa cosa, attraverso anche quella che è stata definita la sindrome di Biancaneve, che è un po' il passaggio, l'anello mancante tra la sindrome di Cenerentola e la sindrome di Mary Poppins, dove si parlava ancora di disturbi del comportamento alimentare, di disturbi di relazione, allora non se ne parlava ancora di disturbi di relazione, però facendo riferimento in una maniera già abbondantemente superata dal punto di vista della ricerca clinica, facendo riferimento al rapporto con una madre narcisista, una madre narcisista che in qualche modo induceva la figlia a perseguire il modello di perfezione, questa era la sindrome di Biancaneve, fino ad arrivare a mangiare la famosa mela avvelenata, quindi ad autoinfliggersi insomma la morte. Il passaggio successivo secondo me è la sindrome di Mary Poppins, che è la nostra, insomma. Si può intervenire? Certo. Ma perché dici che noi donne siamo più accoglienti, meno competitive e meno aggressive? Cioè, come se fosse di natura, non invece un condizionamento. Secondo me c'è anche sicuramente un condizionamento culturale da un lato, però anche, io non so se è una questione anche genetica, perché se noi facciamo riferimento agli animali, per esempio, alle lupe, che per la psicoanalisi sono considerate la femminilità per definizione, la lupa è l'espressione della femminilità. La lupa per definizione è estremamente accogliente, quindi insieme lei il branco, è lei che procaccia il cibo, quindi è la responsabile del branco. Io credo che anche le donne tra gli umani siano geneticamente predisposte a tenere insieme il branco. Poi è vero, c'è anche il fatto culturale. Ma anche, però tenere insieme il branco possiamo essere anche molto aggressive. Sì, è vero, possiamo essere anche molto aggressive. Certo è che immersa in un mondo così aggressivo come questo può essere facile. Io ho un'immagine della donna che forse è un po' più sul versante del femminino, insomma, di una donna più accogliente che non ributtante, non so se si possa usare questo termine. E quindi forse mi sono fatta io la fantasia che le donne siano la crema della società, non lo so, può darsi che io sia più femminista di quello che credo di essere, non lo so. Comunque sicuramente la femminilità è accoglienza, se ci pensiamo, almeno quando nella nostra mente se ne pensiamo alla femminilità, alla madre, la grande madre, la madre accoglie, non è che ti respinge, e ti ama al di là del bene e del male. Il padre ha un atteggiamento diverso, ma questo probabilmente è geneticamente determinato. Io ho avuto una cucciolata a casa, avevo una lupa che abbiamo fatto, insomma, ha fatto i cuccioli, e a parte il vedere questa capacità di accudire, nessuno gliel'aveva insegnato ovviamente, no? L'istinto, la natura. Però il maschio che qualche volta è venuto a trovare non aveva certamente la stessa predisposizione nei confronti dei cuccioli. Il maschio li calciava, li buttava, non li voleva, cosa che, quindi voglio dire, questa è proprio una questione istintuale.
forse noi dobbiamo essere avvicinarci un pochettino di più a, questa, a quella che è la nostra parte istintuale per liberarci dall'aggressività, dalla competitività, forse. Mi chiamo Valeria, ho 2 anni per la verità, dato che prima ero anagrafe e ero Valerio. Ho 30 anni e sono arrivata dalla dottoressa dopo un breve di storia, di malgrado mi ha vista protagonista. Da allora ho vissuto di impotenza, di ingiustizia, di indignazione e di pregiudizio mi ha perseguita fino a farmi perdere la voglia di vivere, tanto che se mi ricordo è stato di farla finita. La mia paura era più che motivata, tanto che 2 anni dopo, mentre rientravo dal lavoro, mi è intamponata da un furgoncino al quale scesero 2 tipi a me sconosciuti, che con fare minaccioso mi strapponarono e mi portarono dentro il mezzo dove dovetti subire ogni sorta di maltrattamenti. Urlavo, ma la paura impediva la mia voce di uscire. Allora, transessualità, si parla di transessualità e femminilità. Ce ne puoi parlare? Io ho messo tra questi 15 racconti anche questo racconto di Valeria, perché per me è stata una storia molto importante, insomma, aver accompagnato questa donna, perché è una donna a tutti gli effetti, verso l'intervento che l'ha trasformata in una donna anche dal punto di vista istintivo, insomma. E è stata un'esperienza molto bella, anche perché dietro c'era una famiglia molto comprensiva, molto accogliente, che ha capito immediatamente che suo figlio era in realtà una figlia, ecco, e quindi gli ha dato la possibilità di poter vivere la sua identità sessuale come meglio credeva. Il problema è nato nel momento in cui lei si è buttata nel mondo. Perché lei oltretutto aveva avuto la fortuna di avere una famiglia accogliente che l'aveva compresa, lei si era sentita comunque normale, quale era normale, e quando è capitata nel mondo purtroppo ha incontrato, si è innamorata di un uomo, quest'uomo l'aveva scambiata per una donna, quando scopre che non è una donna secondo i suoi schemi mentali, deve rivalersi, insomma, perché la sua impotenza, il suo vissuto di castrazione, come spesso accade agli uomini che si interfacciano con le transessuali, ha avuto la meglio e quindi gli hanno dato una massacrata di botte, insomma, una situazione dalla quale per fortuna si è ripresa, però ha capito che esisteva anche un mondo cattivo, non c'era soltanto un mondo buono. La sua femminilità sicuramente, per quanto ho vissuto io, aveva un livello di femminilità che tante altre donne certi pregiudizi dovrebbero essere un attimino contrastati, ma basterebbe guardare con occhio un pochettino più, un pochettino più aperti, così allora si vedrebbe che la femminilità non è soltanto dentro i panni di una femmina soltanto perché ha un certo corredo cromosomico. E per questo ci tenevo tanto a raccontare la storia di Valeria, perché è veramente una bella storia. Scusa, è una storia di grande amore. Ancora adesso non è passato il concetto che ci sono tante gradazioni, cioè ancora tendiamo a guardare maschio, femmina. Secondo me sì, non ci sarebbero tanti fattacci di omofobia, per esempio, ragazzini che si buttano dalla finestra soltanto perché. Ma senza pensare a chi si ritrova in un'identità ben precisa, proprio le tante gradazioni. Di femminilità, sì, e di mascolinità, sì, non è che tutti siamo per fortuna, esatto, però forse non è il pregiudizio ancora. Secondo me c'è ancora, io ho questa impressione, se non vorrei essere drastica, ma secondo me il pregiudizio c'è. Ma la consapevolezza, magari uno può avere degli aspetti che comunemente sono considerati maschili e che invece magari fanno parte della sua identità. Sì, viceversa. Per me non c'è ancora. Però sono gli uomini che sono accoglienti. Assolutamente. E non è che per questo sono meno. Sono meno maschi, è vero. Ci sono anche delle donne che sono più competitive, non è che siano meno donne, esatto, sono di prima, è vero, è verissimo. Però ancora invece pensiamo. Secondo me c'è ancora lo stereotipo della donna e lo stereotipo dell'uomo. E quindi c'è lo stereotipo della lesbica, lo stereotipo dell'omosessuale, lo stereotipo del transessuale.
Purtroppo, dico, purtroppo. Nonostante parliamo molto di più adesso di transessualità, omosessualità. Per fortuna. Nonostante questo. Tu non trovi che ci siano ancora, ancora questi pregiudizi? Ma più che pregiudizi, facciamo fatica a accettare che le categorie non siano così. Nettamente distinte. Ecco, io sono pregiudizi. Sì. Per me, purtroppo, questi pregiudizi ci sono ancora e come. Ed è molto violento il sistema nei confronti delle categorie o di coloro che non entrano, che non rientrano in certi stereotipi. E questa è la violenza del sistema. Sono Anna Rosa e ho 55 anni. Da 35 sono sposata con Mario. Sono arrivata dalla dottoressa dopo il fattaccio che mi ha vista protagonista e che mi ha portato in ospedale. Io mi facevo piccola piccola. Avevo paura e non potevo nemmeno pensare di aiutare la mamma, che per proteggermi spesso mi lanciava a mano al rovescio e Orlando mi diceva di andare dalla vicina che aveva bisogno, inventandoselo lì per lì per farmi uscire da quella casa infestata dalla cattiveria di quell'uomo violento. Mario entrò nella mia vita come un uragano. Iniziò così la mia terza fase, quella di moglie e molto presto di madre. Ero felice, credevo che l'amore per il proprio marito fosse servirlo e riverirlo, come si fa con un padrone, le mie attenzioni. Nei primi tempi della nostra vita insieme sembravano riempirlo di gioia, persino di gratitudine. Poi con il tempo divennero quasi un dato di fatto, ma non per questo io smisi di rispondere ad ogni suo, anche più recondito, desiderio. Lasciai il lavoro, Mario pareva molto soddisfatto, come se gli avessi dimostrato tutto l'amore che provavo per lui e per quel bambino che già sentivo muoversi dentro di me. Era stata la giusta decisione. Del resto mi era stato insegnato che noi donne dobbiamo entrare proprio nel ruolo che solo noi sappiamo mantenere, di collante, di cuscino della famiglia. Lo diceva anche la signora Carla, sebbene lei non si fosse mai sposata, sebbene avesse scelto l'insegnamento piuttosto che un marito e dei figli. La donna fa e gli fa la famiglia. Mi stai dicendo che non sono stata una buona moglie, una buona madre? Sei stata una buona governante, ma come moglie? Beh, meglio stendere un velo pietoso. Non potevo credere alle mie orecchie. Il cuore rotolò e sembrò cadere a terra. Il respiro si bloccò, come se i miei polmoni fossero strizzati come una spugna, giacendo inerti sul fondo della gabbia toracica. Tutto il mio mondo vacillò. Tutto ciò per cui avevo creduto di vivere scivolò in un buco nero. Io ho rinunciato all'insegnamento, ho rinunciato alla mia autonomia, a ciò che amavo e che pensavo fosse parte di me per starti vicina, per accudirti, per viziarti. Lo stesso ho fatto con i nostri figli e ora i figli se ne sono andati senza nemmeno un grazie e tu mi dici che sono stata una governante e non una moglie. Ti odio. Che cosa pensi di questo tipo di rapporto, Luisa? Di questo annullarsi di una donna? Una lavoratrice nei confronti di un uomo, un marito, e credi che sia un amore malato? Sì, quello è un amore sicuramente malato, fermo restando che questa donna aveva una storia alle spalle, per cui lei è entrata in un ruolo che era quello che in qualche modo si era, qualcuno gli aveva disegnato, quindi la moglie deve essere il cuscino della famiglia e deve sopportare ogni cosa. Le donne della mia generazione comunque ce l'hanno un po' in testa, stesso non so, io ce l'avevo in testa questo, cioè, sei tu che fai e dici la famiglia, c'è poco da correre, vero? E comunque questa Anna Rosa aveva una storia incredibile alle spalle, perché la sua mamma era una prostituta e è arrivata al punto di, insomma, è arrivata ad uccidere il signore che la sfruttava, insomma, il tipo che la sfruttava. Quindi è andata in carcere e tutto quanto. Questa ragazzina, era una bimbetta, è stata affidata a delle suorine lei è vissuta in questo convento praticamente, ha studiato, ha lavorato persino come maestra nella scuola del convento. È stata fortunata perché queste suore erano, come dire, e l'ho voluto sottolineare, la cristianità pura, cioè le hanno insegnato i valori della cristianità, quindi nessuna bigotteria, proprio un distillato di valori cristiani.
Quindi lei è cresciuta credendo che il mondo fosse fatto così. L'unica finestra che aveva sul mondo era quest'uomo che veniva ogni tanto, una volta alla settimana, a portare il mangiare al convento, i rifornimenti al convento, e le portava anche delle storie che venivano dal mondo. Quindi lei se ne è innamorata perdutamente, perché si è innamorata di un mondo diverso. Quando è entrata nel mondo, lei ha capito, un po' come la Valeria di prima, no? Cioè, ha capito che il mondo non era fatto soltanto di buoni, c'erano anche i cattivi, c'erano le situazioni difficili, e quindi lei si è trovata un pochettino a disagio. Vedete, sono tutte delle Mary Poppins queste, perché comunque si prendono talmente in carico e talmente cura di chi sta loro intorno, fino al punto di annullarsi, perché Anna Rosa si era completamente annullata per il marito, per i figli, e il marito a un certo punto ha avuto questa reazione abnorme, vabbè, anche perché purtroppo era diventato un alcolista, quindi beveva molto, e quindi quando beveva alzava un pochettino le mani, ecco, questo, fino al punto poi di farle veramente tanto male, insomma. Quindi sì, sicuramente un amore malato visto da fuori, un amore sano visto da dentro quello stereotipo. Quindi non mi viene neanche da dire che questa Anna Rosa potesse essere malata. Tu cosa dici, Paolo, come psichiatra? Sì, probabilmente era malata, però rientra in una certa modalità di essere che forse fino a pochissimo tempo fa non era poi considerato né malato né strano, sì. Lo consideriamo noi era adesso un po' malato e sicuramente un po' strano anche. Sicuramente c'è stato un lavoro di, come dire, di presa di consapevolezza, di coscienza del mondo, ecco, quindi senza staccarla da quelli che erano i suoi valori, perché i valori quando ci sono vanno tenuti ben stretti, visto che ce n'è una scarsità esagerata, e quindi senza staccarla dai suoi valori, però insomma facendole vedere che esiste anche un altro tipo di mondo, insomma, non soltanto lo sfruttatore della sua mamma, di cui lei aveva un vago ricordo, e il mondo di suor Letizia, che in particolare lei era molto affezionata a suor Letizia. Direi che è un po' come nella storia di Valeria prima, quello che è mancato a queste due persone nella fase dell'infanzia, dell'adolescenza, soprattutto dell'infanzia, è il confronto con la realtà tutta intera, non certo per colpa loro, perché quello che succede quando si è bambini non è certo una responsabilità o una colpa, quantomeno del bambino medesimo, ma sono state allevate anche per una cosa estremamente positiva, come questa delle suore, le buone suore che si sono prese cura di lei, in un mondo idealmente talmente buono che non aveva poi grandi contatti con la realtà vera e propria. Valeria ha avuto, se ricordo bene la tua storia, dei genitori straordinariamente buoni e bravi che l'hanno protetta talmente tanto dalla realtà delle sue parti più sgradevoli che quando lui poi, diventata lei, è uscito nel mondo reale concreto, non sapeva fosse fatto così e si è fatto male. Il confronto con la realtà è una cosa dolorosa, ma senza quello succede un grosso guai. Questo per dire che la sindrome di Mary Poppins, per poter essere superata, bisogna della consapevolezza. Quando noi sappiamo le cose, è più facile difendersene. Ecco. Sono Elisabetta, ho 56 anni, sono laureata in sociologia, ma in realtà non ho mai svolto una professione che mi permettesse di fare la sociologa. Oppure sì, forse l'ho sempre fatto, sia attraverso il lavoro che svolgo che in mille altre occasioni nella mia vita di relazione. Mi sono sposata due volte e ora, alla soglia dei 60 anni, mi sento nuovamente svuotata, disorientata, un non senso di persona che altro non sa fare che prendersi cura dei bisogni altrui, un non senso di persona che non ha mai capito che per essere amati non occorre prostrarsi al volere altrui e fare lo zerbino. Apro le braccia, accolgo, ci metto tutta me stessa per dare un significato ai sogni di chi amo. Sono molto depressa, mi sento schiacciata da tutto l'amore che ho creduto di dare e che invece altro non era che arroganza e presunzione. Mi hanno amato tanto i nonni, ma la casa era grande, la famiglia pure.
Allora io mi sentivo una bambina fortunata ad avere una mamma così all'avanguardia, così impegnata da non potersi occupare di me nemmeno per un momento, nemmeno per raccontarmi una storia della buonanotte che, a dire il vero, non mi è mai stata raccontata da nessuno, in quanto considerata una vera sciocchezza. Fu iniziando a leggere storie che parlavano di bambini che scoprì quanto invece ascoltare i racconti dei grandi faccia bene. Iniziai a raccontarmele da sola, le storie della buonanotte, e quando arrivarono i miei fratelli, memore di quanto a me fossero mancate, passai ore accanto ai loro lettini a leggere di avventure e di amori e di incantesimi. Mi sposai giovanissima, credevo di essere già una donna. L'idea di concepire un figlio, idea che forse mi avrebbe salvato dalla mia stessa trappola, Piero la bocciò senza pensarci su nemmeno un momentino. Un figlio adesso? Ma sei impazzita? Io mi sono appena laureato e devo sbattermi per iniziare la professione. Lo vedi che sei proprio un po' toccata di testa? Te manco ti sei laureata, ma vuoi mollare l'università? Quel momento non è mai arrivato. Lui ha proseguito per la sua strada, mentre io, seppur raggiungendo l'obiettivo della laurea, cosa della quale vado ancora molto orgogliosa, ho cominciato a fare la sarta. Io non ho più alcuna possibilità di ricominciare, di far innamorare di me qualcuno. Lui invece, coi suoi capelli brizzolati e quel sorriso accattivante, reso ancora più fascinoso dal tempo e dalle esperienze accumulate, potrebbe ricominciare tutto davvero. Sai quante donzelle pronte a lanciarsi? Essere donne non è mica semplice in questo nostro mondo. O rimani perennemente giovane e bella, oltre che disponibile, oppure diventi materiale di scarto. Devi essere la mamma del tuo uomo, presente e affidabile, e al contempo saper mettere la distanza di sicurezza che ti fa diventare desiderabile ai suoi occhi, come un amante che non si concede se non al momento giusto, seguendo un copione che io non ho mai imparato. Sì, credo proprio di non aver imparato mai ad amare, ma soprattutto a farmi amare. Mi sento abbandonata, come se avessi io per prima sbagliato e ora dovessi pagarne le conseguenze. Io sono terrorizzata dall'idea di rimanere sola, di percepire quel buco nero in cui cado anche quando ho solo l'impressione di essere allontanata, abbandonata. Non riesco a tollerare quel vuoto che mi spinge verso pensieri arruffati, inondanti e cupi. Forse alla mia età mi rendo conto di essere cresciuta, stavolta per davvero e non per aderire alle aspettative altrui. Forse questa angoscia che ho dentro stavolta è solo paura di morire, chissà. Mi interessava sapere come si può superare il senso di solitudine, come può una donna superare il senso di solitudine e l'atto della separazione vera e propria da un uomo con la quale questa persona aveva pensato di costruire una vita insieme. Ah, prima di dire come si può superare, nel caso specifico, io mi fermerei sul fatto del perché questa donna era così spaventata dalla solitudine. Perché lei aveva avuto una famiglia, torniamo sempre alle dinamiche familiari, lei aveva avuto una famiglia che l'aveva amata a modo suo, insomma, nel senso che aveva due genitori super impegnati, anni 60 proprio in pieno, e quindi era stata praticamente sbolognata ai nonni, ecco. Quindi finché non sono arrivati dei fratelli, insomma due gemellini, dei quali insomma lei ha dovuto farsi carico. Quindi questa mamma sempre assente, questo grande buco nero, quindi lei ha maturato fin da piccola una enorme paura della solitudine, conseguentemente un'enorme paura della separazione. Si è sposata prestissimo perché credeva che cementando una relazione fino anche in giovane età, questo le garantisse, fosse una specie di garanzia per non rimanere mai sola, cosa che invece non è avvenuto purtroppo, perché comunque la vita non ti dà nessuna garanzia, non è che puoi cementare niente, non puoi tenere legato nessuno, ecco. Quindi qui emerge proprio il concetto della solitudine abbandonica,
e quindi di questa grande paura della separazione, fino a che lei non si rende conto che forse poi quando alla fine del lavoro forse non era tanto la paura di rimanere sola, ma quanto la paura di morire, perché cominciava a sentire un pochettino le prime avvisaglie, non che di malattia, però insomma ti avvicini ai 60 anni, vedi che intorno a te magari qualcuno se ne va, insomma si comincia a pensare. Io anche comincio a pensare, cioè così, beh insomma, quindi è così. Ma la paura della solitudine come si supera? La paura della solitudine si supera con la consapevolezza di essere, di bastarsi, perché con l'emancipazione ad un certo punto si entra nella propria pelle, si sente la propria pelle, si sente la propria identità e quindi si hanno dei contorni. E a quel punto lì poi c'è chi ama di più stare da solo, chi ama meno. A me per esempio stare da solo non è che piace tanto, a dire la verità, però ci sono tante persone che sono molto più felici stare da soli. La cosa importante è sentire di avere calzato la propria pelle, ecco, questo sicuramente. Quindi la si supera in quel modo, trovando la propria identità. Io sono stata colpita da questo racconto. E nella descrizione della storia, che sono tutti ispirati a casi clinici, di Elisabetta, ecco, ho pensato che l'origine della paura della solitudine di Elisabetta fosse il difficile rapporto con la madre, tutti e due i genitori naturalmente, ma prima la mamma ovviamente. E evidentemente questa non è una madre che non amava la figlia, ma che aveva un suo modo molto particolare per dire: io adesso devo dimostrare che si può essere madre anche in un altro modo, quindi metto non tanto davanti il mio lavoro, quanto passo gran parte del mio tempo da un'altra parte, e quindi il ruolo che tu hai descritto bene altre volte negli altri esempi di donne che sono tutti casi clinici, il ruolo che è stato ricoperto da altre figure femminili come mamma iperaccudente, iperbadante, iper tutto, viene proprio rifiutato e attribuito alla nonna, ai nonni. Allora, non è una figura che suscita una grandissima simpatia a questa mamma, ecco, decisamente. E certo, comunque, quello che succede a Elisabetta è che lei si sente non amata a sufficienza, o sicuramente non amata come voleva essere amata lei, questo sicuramente, dalla madre. Ed è questo che fa sì che lei poi passi, non appena diventa abbastanza grande, a cercarlo, questa possibilità di essere amata e di amare come vuole lei. Ovviamente, diventando un adolescente, la prima cosa semplice anche apparentemente è innamorarsi di un ragazzo, di un uomo, e fare la coppia più bella del mondo, che originariamente è quella che ogni figlio fa con la propria madre, e dopo è quella che ogni adulto, più o meno adulto, prova a fare con la persona di cui si innamora. E questo è il problema, questo è chiaramente il problema. Anche qui la realtà poi si incarica di dimostrarsi che le cose non vanno così. A me è particolarmente piaciuto il fatto che Elisabetta poi abbia desiderato, imparato a fare la sarta, cioè abbia passato tanto tempo a cucire e ricucire i vestiti, che proprio simbolicamente vuol dire ricucire la propria esistenza, mettere assieme tutti i pezzetti e fare un vestito. O cucire la propria identità. Che alla fine vuol dire la propria figura, quindi la propria identità, quella degli altri, la propria. Lo stereotipo nel quale anche io, come tanti, insomma, siamo vissuti, è un po' la famiglia del Mulino Bianco, no? Cioè, almeno all'apparenza fai vedere che va tutto bene, poi senti, vedi, percepisci una frase qui, un atteggiamento là, e le cose non stanno così. Quindi come si mettono insieme, cioè come si va avanti avendo vissuto uno stereotipo di famiglia del Mulino Bianco, che però si scontrava costantemente con una realtà che così non era, e con il futuro della persona che comunque ha vissuto un futuro, ha vissuto una sua vita che non era certamente da Mulino Bianco.
Quindi come si supera? Ah, con l'emancipazione, cioè quindi l'esame di realtà, la consapevolezza, il superamento degli stereotipi e il superamento dei pregiudizi, quindi trovare te stessa, cercare di esprimere te stessa attraverso il processo di emancipazione in un contesto sociale che è diverso da quello che in qualche modo ti sei immaginato, un po' come la Mary Poppins del primo racconto, no? Che è cresciuto a, scrivevo, sono cresciuta con una miscellanea di Walt Disney, Che Guevara, Mandela, Gandhi, eccetera, che effettivamente si era disegnata un mondo che non c'è. È un mondo che non c'è, è un mondo che le è servito in quel momento lì, le è servito nell'adolescenza, è servito per rinforzare e cementare dei valori che poi dopo l'hanno caratterizzata come donna, in un mondo reale. Secondo me ciò che poi mi dirai meglio tu, che si coltiva nell'infanzia, le fantasie che si coltivano nell'infanzia, ci fanno diventare in un modo, no? Cioè, fanno crescere dentro di noi dei valori, io sono molto per i valori perché è la cosa di cui siamo più carenti secondo me in questa fase storica decadente, e nascono quindi da delle fantasie, poi quando vengono attraverso il processo di emancipazione vengono imposti nel reale, e allora assumono delle connotazioni differenti. Non so se mi sono spiegata. Sì, però l'immagine che gli altri ti rimandano è sempre quella, sempre la famiglia felice. Se stai avanti, ti scontri continuamente, non volevo centrare, ti scontri continuamente con quello che tu vedi consapevolmente, coscientemente, qual è la realtà, però la realtà degli altri è sempre quella di farti vedere che va tutto benissimo, che è tutto perfetto, per cui... Beh, se sei al di là dello stereotipo, vedi la realtà degli altri per quella che è. E quindi non va tutto bene a casa di nessuno. Per fortuna o per sfortuna. Io dico fortuna, mi puoi dirlo, però non... voglio dire, non è... Il problema ce l'abbiamo tutti, insomma, voglio dire. La famiglia del Mulino Bianco c'è la bandiera, c'è la... che fa il... No, bandiera sta facendo coppia con una gallina. Io non trovo del tutto positiva l'evoluzione, perché passare dalla paura della solitudine alla paura della morte a meno di 60 anni, io dovrei considerarmi già morta del tutto a questo punto, cioè non mi sembra un passaggio così. È un esame di realtà, e lei è passata dalla paura della solitudine, che era qualcosa di evanescente, no? Perché nasceva da tutto il suo. Alla realtà, alla possibilità. Ma la realtà che... di una donna di 56 anni non può essere oggi la paura della morte, voglio dire. Sì. Io trovo un pochino patologica a quell'età. Beh, la paura della morte. Un'altra cosa è la consapevolezza che il tempo passa, che le ginocchia diventano fastidiose, che se l'età media è 84 anni e tu ne hai 70, grosso modo puoi pensare di averne ancora 14 davanti a te. Così a botta, no? A botta dei conti, io considero sempre che mia zia ne ha 94 e allora dico magari ho preso da lei e potrebbe andarmi anche meglio. Però ecco, parlando un attimo più seriamente, io credo che la chiave di volta sia l'autostima, perché l'autostima ti porta a stare bene con te stesso, con te stessa più esattamente, ti porta a non avere più così terrore di una rottura, non solo necessariamente col partner, ma anche di rotture di rapporti amicali, perché intervengono degli scontri, dei conflitti che non sempre si ricompongono, cioè ci sono tanti eventi di rottura, e la capacità di saperli affrontare è proprio data dalla forza che senti dentro di te e dal tuo dire: beh, mi piace molto stare con gli altri, molto, ma veramente molto, ma sto bene anche con me stessa. E poi volevo anche dire che tra la sindrome di Cenerentola e quella di Mary Poppins c'è anche una terza via, sì.
La terza via è essere accoglienti, accudenti, ma nello stesso tempo avere un profondo rispetto di se stessi e non diventare lo zerbino di nessuno. Sì, tutte le e questo non significa non essere accudenti, si può essere anche molto accudenti, ma anche nello stesso tempo non mettersi a disposizione di nessuno. Certamente, certamente. È chiaro che io sono partita da dei casi clinici, il mio filo rosso è tirato dai casi clinici, insomma, quindi sono tante perline che si sono... Cioè io a un certo punto ho avuto voglia di, da un po' che la stavo macinando, di restituire le storie, perché sono 27 anni che faccio questo lavoro, quindi non è un giorno. E ho visto centinaia e centinaia di pazienti, parliamo già di 600-700 casi clinici, proprio sinceramente. Come facciamo il calcolo per la regione nel 2005, eravamo sui 600 casi clinici nel 2005, quindi siamo nel 2014, è calato un pochettino l'afflusso perché abbiamo chiuso l'associazione, però i casi clinici sono veramente tanti. E quindi uno si sente proprio pieno di storie, almeno io a un certo punto cominciavo a sentire proprio troppo pieno di storie, quindi un grande bisogno di restituirle, come se fosse un mio dovere ad un certo punto restituire queste storie. Credo che sia poi un modo, anche lo sta dimostrando il fatto che questo gruppo redazione comunque ci stiamo ragionando, probabilmente queste storie vanno raccontate, bisogna raccontare. È chiaro che sono tutte storie romanzate, ed è chiaro che si parla di casi clinici, però. Questo è il nocciolo, sicuramente. Cioè, sono storie, anche se un po' romanzate, sono storie estreme. Mi chiamo Jan, ho 48 anni e sono nata in Congo. Per la precisione, a Mwenga, un paesino nelle vicinanze di Bukavu. Sono fuggita dal mio paese nel 1995, conseguentemente alla feroce guerra in corso, una guerra assurda, di un'atrocità inaudita. Io ne porto le cicatrici. Malgrado la fuga, malgrado sia una tra le fortunate che si sono salvate, malgrado ora sembri condurre una vita, diciamo, normale, gli incubi delle torture che ho subito e che ho visto perpetrare non mi abbandonano. Vivo in Italia da ben 18 anni. Sono stata accolta come rifugiata politica, mi sono decisamente integrata nella comunità e malgrado qualche antipatico atteggiamento che si potrebbe considerare razzista, visto il colore della mia pelle, non posso certamente lamentarmi delle mie attuali condizioni di vita. Però ora mi rendo conto di avere bisogno di un supporto clinico. Sarà l'età che avanza, sarà la crisi economica globale che ha creato un clima di terrore, come di catastrofe incombente. Ma mi rendo conto di fare una gran fatica a tollerare l'ansia che mi assale giorno e notte. Se provo a proiettarmi nel futuro, vedo solo il riflesso del mio passato e non mi fa stare bene. Dopo diversi tentennamenti, ho deciso di rivolgermi alla dottoressa, che tra l'altro ha lavorato parecchio in Africa. So che ne è innamorata, ma soprattutto so che conosce la mia gente e questo mi aiuta a superare la paura di chiedere aiuto. Ho bisogno di fare pace con il mio passato per poi riuscire a proiettarmi in un futuro degno. Non posso continuare a vivere imprigionata dagli orrori che hanno colpito come un fulmine la mia esistenza. Non voglio dimenticare, sarebbe come desiderare la morte delle mie radici, ma vorrei capire, per poi elaborare, ciò che invece si è ammassato dentro di me e mi impedisce di procedere nel cammino della vita. Non voglio dimenticare che una notte i soldati trovarono il mio amato e onorato marito. Quando lo uccisero, mi obbligarono, insieme a mio figlio Dennis di 9 anni e ai parenti stretti, ad assistere. Stringevo a me il mio piccolo Dennis, cercando di coprire gli occhi, affinché non gli si imprimesse in mente quel momento drammatico, almeno nelle immagini. Sentivo il suo respiro farsi affannoso. Le sue mani stringevano le mie sino a farmi male, finché non urlò come un cucciolo di un animale a quale stiano strappando le viscere. Fu un attimo, mi sfuggì dalla presa e si gettò verso quegli uomini che sembravano divertirsi a torturare il papà. Loro gli spararono alla schiena senza pietà. Tante volte ho sentito dire, tanto là in quei paesi sottosviluppati la vita non vale niente. È giunto il momento di urlare che non è vero, la vita anche in Africa ha un valore elevatissimo. Forse, e se fosse possibile, anche maggiore di quanto ne ha nel nord. Spesso possediamo solo quella. Allora, io quando ho letto questa storia, forse anche per un legame che ho anch'io con l'Africa, la prima domanda che mi è venuta in mente
Vorrei sapere in che modo e quanto questa esperienza africana, che sicuramente ti ha colpito, ti è stata utile nell'aiutare sia questa paziente, questa signora, ma in generale nel tuo lavoro. L'esperienza africana mi è servita tantissimo, non soltanto per curare le donne africane o gli uomini, ecco, qualche ragazzo immigrato l'ho seguito, immigrati. Mi è stata utile anche per curare le persone native. L'esperienza africana è stata un'esperienza molto intensa, molto profonda. Sicuramente è un modo di fare il medico che è completamente diverso da quello che facciamo, cioè che ci caratterizza qua da noi. La bisogna proprio arrangiarsi. E soprattutto la cosa che colpisce di più è che si accendono e si esaltano quelli che sono i principi della vita, non so, i principi della relazione. E quindi è proprio diverso il contesto sociale, cioè il contesto sociale è ancora, come dire, umano e umanizzante. Io sto parlando dei piccoli paesini e non delle città, perché nelle città è tutto diverso. Piccoli paesini, piccoli villaggi, dove comunque probabilmente era così da noi anche fino a 50 anni fa, insomma, comunque uno in casa dell'altro, non ci sono esattamente le porte chiuse. C'è questa grande, come dire, solidarietà, c'è ancora questo, si sente ancora che c'è l'umanità, è questo che colpisce. Il Mar d'Africa credo che sia fondamentalmente quello. E quindi quando torni a casa hai tanta voglia, ancora più voglia di dare, ancora più voglia di sentire l'aspetto umano delle persone. Purtroppo qua da noi lo si sente poco, lo si sente sempre meno, e questo è il problema. Però l'esperienza africana mi è servita veramente tanto. E poi è una storia molto importante. E questa storia qua non è proprio stato un caso clinico, è stata una storia che ho riportato, ma raccoglie la storia di tre donne che sono state intervistate da Paolo, da mio marito, che era in Congo, a fare un lavoro insieme ai beati costruttori di pace e Chiama l'Africa per le prime elezioni democratiche nel Congo nel 2006, e una suora saveriana che è lì da sempre, da 30 anni e passa, insomma, quindi si è fatta tutta la guerra, ha radunato queste donne, le ha fatte, loro si sono offerte, hanno parlato della loro storia, delle storie allucinanti, e lei traduceva dal dialetto congolese, insomma. E quindi io non potevo raccontare la storia di tutte e tre, ma l'ho radunata in una, ecco. Però volevo che questa storia arrivasse, ecco, perché è una storia di violenza che è di sistema, di violenza dell'Occidente verso il Sud. Io sono, vabbè, questo forse mi allargo troppo, però insomma, forse nutro dei sensi di colpa nei confronti del sud del mondo, ecco, non so come dire, perché noi abbiamo spogliato un continente come l'Africa, l'abbiamo spogliata della sua storia, no? Noi abbiamo imposto la storia della colonizzazione. Quindi adesso vengono qua e li trattiamo da schiavi, è una cosa che a me fa stare molto male, insomma, non mi piace neanche un po'. E quindi dovevo raccontare la storia di Giovanni. Avevo 9 anni, quando la mamma si dovette trasferire per lavoro a Cupello, in provincia di Chieti, ossia a più di 400 km da casa, dove invece rimaneva a vivere il papà, che per ragioni inerenti alla sua professione non poteva spostarsi. Da quando viviamo qui, la mamma sembra essersi liberata di tanti pesi, non ha nemmeno più tutte le paure che aveva quando abitavamo col papà a casa. Sono passati 5 anni da che io e la mamma ci siamo trasferiti in Abruzzo. Nel corso degli ultimi mesi ho visto davvero poco papà. Non so se papà mi manca e sinceramente non so neppure se manca alla mamma, che da un po' di tempo a questa parte è parecchio strana. Torna dal lavoro e si butta a letto. La sento piangere e a volte mi fa dei discorsi incomprensibili. Non sembra più lei. Io ho finito di frequentare le scuole medie e tra pochi mesi comincerò il liceo, ma credo che non potremo fermarci ancora qui. Credo che la mamma stia chiedendo di trasferimento in città. Vuole tornare a casa da papà? Dice che è un bene se la famiglia si riunisce, che dopo 5 anni di trasferta può chiedere di rientrare in sede. Io capisco,
ma sono come pervasa, sono pervasa da un fremito di paura. Non mi sembra una buona idea. Detto fatto, nel corso dell'estate, che mi separava dall'inizio della mia avventura liceale, abbiamo fatto i bagagli e siamo ritornati a casa con papà. Mi mancano gli amici, mi mancano gli alberi dove mi arrampicavo, mi mancano i prati dove correvo per rifiato, mi manca la nostra piccola e disordinata casetta del paese. Sono grande e non posso perdermi in queste nostalgie fanciullesche, lo so, e anche se non lo sapessi, papà me l'ha già ripetuto un centinaio di volte, che quella è la mia casa, quella è la mia famiglia. Non importa se io sto bene o sto male, se la mamma non sorride più, se ogni giorno che passa è sempre più strano. Ma ciò che importa a papà è che la famiglia sia nuovamente riunita sotto lo stesso tetto. Io non credo che si possa imporre la felicità o la gioia di stare insieme. Io non ho molta voglia di stare insieme al papà. È pesante, mi rimprovera in continuazione. Dice che la mamma in questi ultimi anni è stata capace solo di viziarmi, che sono disordinata, che ora me la insegnerà lui l'educazione. La mamma la sento lontana, abbiamo perso la confidenza che ci teneva unite e che mi dava la sicurezza di poter sempre contare su di lei. Ora lei mi sembra distratta. Rientra dal lavoro, sbocconcella, ma non mangia mai tranquillamente seduta a tavola. Però prende regolarmente la bottiglia del vino e ne beve due o tre bicchieri, o anche di più. Poi si addormenta. Tante volte io salto la cena e mi ritiro. Nessuno dei due sembra farci caso. Sono talmente impegnate ad accusarsi che non mi vedono neppure. Come posso fare capire alla mamma che si deve regolare un po' di più col vino? Che rischia di diventare un'alcolizzata? Di confidarmi col papà non se ne parla. Del resto non ha nessuno con cui parlare. Mi sento sola e soprattutto non voglio provare emozioni, mi fa troppo male. Devo controllarlo. Forse in questo modo riuscirò a dimostrare alla mamma che le emozioni si possono contenere, arginare, che non c'è bisogno di obnubilarsi per riuscire ad affrontare situazioni che ci sembrano devastanti o che crediamo di non saper gestire. Sono dimagrita parecchio e mi rendo conto di mangiare sempre meno. Ma in casa nessuno sembra accorgersene. Sono troppo impegnati a fuggire dalla realtà. Sono già 3 mesi che non mi vengono le mestruazioni. Chissà se è il caso di dirlo alla mamma. Non credo sia una cosa grave, però è strano. La menorrea mi portò da un endocrinologo che, dopo una veloce quanto sicuramente competente occhiata, mi indirizzò al gruppo di ricerca sui disturbi del comportamento alimentare, che faceva capo al reparto di endocrinologia in cui lui stesso lavorava. La dottoressa che incontrai in seguito mi mise subito a mio agio. Era strano che mi ascoltasse con tanta attenzione e partecipazione e per un momento riuscii a rilassarmi. Ma poi rimanevo lì, davanti a lei, come paralizzata. Mi sentivo un'idiota, ma non riuscivo a fare altro, anzi, più percepivo la sua empatia, più cresceva la mia paura. Paura di mostrare il mio vero volto. In quegli ultimi anni ero riuscita a crearmi quella maschera da brava bambina che mai avrebbe dato problemi alla famiglia. Non potevo dismetterla dinanzi ad un'estranea, per quanto mi stesse simpatica. Nessuno doveva sapere che la mamma usava il vino per tentare di arginare la sua ansia. Ci dovevo pensare io a controllare. Stavo dimostrando loro come fosse possibile arginarsi, controllarsi e a volte, quando si presentava troppo impegnativo, negare lo tsunami di emozioni emergenti. Sentivo di dover dimostrare ad ambedue i miei genitori e ancora di più a me stessa quanto fossi in gamba, quanto me la sapessi cavare, quanto riuscissi a non cadere preda alle emozioni che avevo imparato a rifuggire, sino a non riconoscerle più. Mi sentivo capace di non farmi ingannare, anche dai bisogni cosiddetti primari,
Semplicemente avevo smesso di ascoltarli. Ero in grado di non mangiare, non dormire, persino non amare. Dopo più di un anno di terapia, nel corso del quale sembrava non essersi spostato nulla, né dentro di me né nel mio mondo, la dottoressa mi chiese a bruciapelo se per caso qualcuno in casa facesse uso di alcolici. Che domanda? Certo, certo che no, balbettai, e al tempo stesso percepii un calore insopportabile al viso, che si stava facendo paonazzo. Era giunto il momento di affrontare il nocciolo del problema. Veramente sì, la mamma. L'avevo detto. Ma lei come aveva fatto a capirlo? Forse mi ero lasciata sfuggire qualcosa, una parola, un comportamento, uno sguardo, chissà. Però mi sentivo come liberata, come se qualcuno mi avesse tolto un macigno dalla schiena. La mia anoressia, dissolta come neve al sole. Fu immediato, mi percepii viva sin dal momento in cui confidai il mio segreto, e l'essere viva significò per me anche recuperare i miei bisogni, così come i miei desideri. Maria, che è la protagonista di questo racconto, diciamo che esplode qui, cioè emerge il suo disagio, viene fuori un disagio che viene medicalizzato, quindi viene a cui viene dato un nome, anoressia. Quanto è il disagio solamente di Maria e quanto il disagio invece della sua famiglia? Quanto Maria ha cercato in qualche modo di controllare, ovviamente di arginare la sua famiglia, e quanto invece... Il disagio è sicuramente della famiglia. Maria è la parte sana della famiglia, come spesso accade tra i miei pazienti. Sono quella specie di come dire, segnalino rosso, no? Che mette in allerta, ma sono la parte sana di un qualche cosa che si sta muovendo in maniera disagevole e disagiata. Quella storia è stata una storia incredibile da trattare dal punto di vista clinico, è stata una storia bellissima, faticosissima ma bellissima, perché ha avuto... tra l'altro abbiamo collaborato in trattare questa storia, ha avuto un esito assolutamente favorevole, perché guarita dalla malnutrizione dell'anoressia e guarita la madre dall'alcolismo, perché la madre era già scivolata nell'alcolismo. E, una storia eclatante quella, ma tutte o quasi tutte le storie di malnutrizione dell'anoressia dietro hanno delle dinamiche familiari sulle quali bisogna lavorare. Quindi la paziente deve entrare, secondo la mia esperienza clinica, deve entrare in contatto con il terapeuta, la terapeuta, un contatto empatico, un contatto molto profondo, costruendo una relazione molto profonda, dove si muova e scorra proprio l'affettività, l'emotività e anche l'affettività, appunto, in maniera tale da riprendere il contatto con un altro essere umano, e soprattutto ripristinare o creare una dinamica interpersonale sana, quindi che le dia autostima, quindi che la renda consapevole del mondo e qualcuno di affidabile. Questa è la grande fatica del terapeuta, di trattare il suo comportamento alimentare, il suo di relazioni in generale. Vuoi aggiungere qualcosa, visto che sei parte in causa, in caso specifico? Curiosamente questa è una storia che è finita proprio bene, ovvero sia la figlia, che è la protagonista di questa storia, è uscita dall'anoressia, sia la madre, che aveva il suo modo, insomma, ovviamente, purtroppo patologico, utilizzando l'alcol, per stare dentro il disagio, che sicuramente era la caratteristica delle relazioni tra queste tre persone, padre, madre e figlia, ne è venuta fuori bene e sono guarite. Poi forse il più disagiato era il padre, alla fine, il padre comunque. Il problema serio ce l'aveva il padre. Era anche quello più difficile da raggiungere. Anche quello non l'abbiamo raggiunto. Spesso i maschi, dopo concludiamo, spesso i maschi tendono a svicolare di fronte ai problemi. Comunque, noi siamo più cervellotiche e infatti noi siamo quelle che portano il peso, insomma.
Se, lo so che sembra sono discorsi femministi, ma non lo sono. Sono discorsi femminili, cioè mi sembra che sia bello che ci sia un po' di solidarietà femminile. Non per contrapporci ai maschi, ma per collaborare, ma per aprire davvero un canale di collaborazione con l'altro genere, gli altri generi sessuali, gli altri. I casi clinici, perché i casi clinici possono essere utili, soprattutto in forma non di saggio tecnico che ha un'altra destinazione, in forma romanzata, in forma semplificata, eccetera. I casi clinici, e questi si parte da casi clinici, possono essere utili perché noi, che non ci riteniamo magari in casi clinici più di tanto, riconosciamo dei pezzettini che possono essere molto gravi, però sono pezzetti anche nostri, se no non serve niente. Io vi ringrazio moltissimo di aver passato questo tempo con noi e di aver partecipato e via. Spero che vi sia piaciuto.